Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con il secondo episodio di questa nuova stagione del podcast. Oggi nuovamente insieme a Michele, con cui parleremo sul fatto se il gioco di Yugi attualmente sia un gioco pay to win o meno. Detto questo, ovviamente, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Card Game Corner, il mio sponsor. Trovate il link del loro store qua sotto in descrizione. In più, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Wheel e Digimon, così abbiamo anche Michele che ci dà la sua benedizione sul gioco. Detto questo, iniziamo. Allora, amici, partiamo. Cos'è un gioco pay to win? Allora, sì, penso che per partire bisogna innanzitutto averci bene in mente la definizione, perché tanto è una cosa che è abbastanza soggettiva e quindi dobbiamo innanzitutto definirla all'inizio. Io qui ho preso quella che proprio è su agendadigitale.eu, quindi possiamo rimanere su questa, che definisce il pay to win tutti quei giochi in cui l'acquisto non risulta accessorio superficiale, ma è la condizione sine qua non per vincere, in quale i vantaggi sono significativi e si ottengono o trascorrendo molto tempo nel gioco o pagando. Il guadagno di valute virtuali, di bonus e di skill è quindi il risultato di ore e ore di gioco, oppure è possibile accelerare i tempi spendendo soldi veri con cui ottenere quei vantaggi ed essere competitivi comunque contro gli avversari. Questa è la definizione base, e gioca tutto sul fatto che ripropone di continuo la divisione tra chi ha tempo e chi se lo compra, essenzialmente. Ok. In Yugi, diciamo che, almeno dalle persone che definiscono questo gioco come pay to win, identificano la cosa come: ok, io spendo tanti soldi all'interno del gioco per comprare staple, mazzi meta e tutto il resto, e questo mi porta a vincere automaticamente, cosa che nel pratico non è così. Diciamo che è la cosa più sbagliata di questo mondo, soprattutto attualmente che il gioco è diventato nel pratico solo skill, a parte due o tre mazzi tipo Eldritch o Labyrinth che giocano di Floodgate. Adesso non vorrei dire. Si scherza, amici giocatori di Labyrinth. Non si scherza, amici giocatori di Eldritch. Giocatori di Flander, dove li mettiamo? No, i vecchi giocatori di Flander, non quelli i attuali. I vecchi giocatori di Flander, che ancora esistono. Flander è un cancro che non si riesce ad estirpare. Nel senso, sì. È il male necessario. Abbiamo visto anche ultimamente che il suo l'ha fatto. Ha toppato. Continua a toppare. In com'è, qualunque cosa gli togli, trovano un modo per giocarlo, è incredibile. Ma vabbè, non stiamo parlando di un'altra cosa, non di come diciamo abbattere Flander, anche se diciamo la trappola delle arpie potrebbe essere una buona hit nella prossima banda, così do un consiglio. O Robina. Cambiamo. Robina, dai, togli Robina apposta. Anzi, la terreno. Mitch, te cosa ne pensi del punto di vista di queste persone? Nel senso, ok, va bene sì lo spendere soldi, però almeno te come te lo vivi? Allora, è difficile. Allora, comunque sia, se noi parliamo di pay to win, suppongo che stiamo parlando di competitivo. Sì, solo competitivo. E ovviamente Suppongo che stiamo parlando solo della parte di gioco, la parte proprio di TCG del gioco di carte, nel senso togliamo il collezionismo. Sì, ovviamente. Ok, secondo me non è propriamente vero. Cioè, non direi che Yu-Gi-Oh! È un pay to win, per il semplice fatto. Lo definirei quasi un pay to play, nel senso, è sottile la linea, perché secondo me è un gioco relativamente molto costoso. Nel senso, se io voglio fare competitivo, ci devo avere comunque sia un minimo di staple che sono molto costose. Sì. Le staple non puoi scapparci, quelle servono se vuoi fare competitivo a un certo livello, perché penso che danno proprio la marcia in più a qualsiasi mazzo. Ovviamente. E il problema è quello che comunque sia uno che vuole partire, secondo me, già sa che almeno quel 150 euro di staple gli devono andare via, tra tutto, tra side, extra e main. Però, superato a questa sbarra, che comunque sia anche proibitiva, posso dire, perché se lo fa un bambino di 12 anni e inizia a dire ok, voglio fare competitivo, mamma dammi 150 euro per le staple, un attimo è un po' problematico. Sì, però superata questa soglia di sbarramento, poi inizia a sparire, tra virgolette, il chi più spende meglio performa ai tornei. Rimane sempre più solamente la parte di skills, nel senso, se io vado con un mazzo da meta da 500 euro, un tierlament, contro ex tierlament, nel senso che ormai sono rimasto lì, fa un altro esempio, Kashtira. Un Kashtira contro il mazzo, che ne so, pugile indomito del bambino che non c'ha le staple, 40 carte ammucchiate lì, chiaramente è un pay
pay to win, nel senso quello che spende di più a livelli bassi. Arrivato al, che ne so, il cash tira da 500 euro contro lo sprite da 300 euro, lì la differenza se la gioca tutta quanta la skills dei giocatori. Nel senso, è, da un certo punto in poi è solo unicamente skill. Quindi è particolare, secondo me, non si può dire propriamente con pay to win, perché se io ad esempio partiamo, io e un altro giocatore, io un pro player, proprio, che ne so, un Joshua Smith, ci compriamo entrambi un mazzo da identico, tale quale, da 200 euro, io chiaramente perdo. Poi mi dicono, ok, ti do altri 500 euro, comprati tutte le carte che vuoi per migliorarlo da questo punto in poi, e a lui no. Io probabilmente perdo comunque. Posso fare tutte le modifiche che mi pare, ma perdo comunque. Nel senso, a quel punto la differenza di skill diventa oltre il pay to win, anche perché è un gioco molto difficile, molto complesso, nel senso arrivi a un certo punto in cui devi, ci sono tanti meccanismi mentali che entrano in gioco durante la partita che devi tenere in considerazione, che purtroppo fai solo tramite l'esperienza, ed è qui che secondo me c'è il punto fondamentale per il quale non è un pay to win, ovvero nel pay to win tu tramite i soldi compri il tempo. Ovvero, io posso raggiungere lo stesso risultato avendoci un sacco di tempo in più. In più, questo non è, perché non è che se io sto 10 anni a giocare senza spenderci un centesimo mi si materializzano contemporaneamente magicamente le carte più forti in mano. E dall'altra parte, se io sono un giocatore che non ha tempo e voglio vincere veloce, non posso comprarmi un mazzo da 10.000 euro e sperare che domani vado al torneo all'ICS e vinco in automatico perché ho speso 10 volte più degli altri giocatori. No, ma il però fatto è che le persone non capiscono che c'è... Ci sono fasce di mazzi, nel senso, chi dice che un gioco è pay to win è perché lui c'ha un mazzo di merda e si ritrova contro il mazzo da 300 euro, giochi e buschi. Cosa abbastanza scontata, se tu non stai giocando il meta, ovvio che prendi il cazzo. Cosa contraria, se tu giochi un mazzo che sta sullo stesso range del tuo, vinci perché sei skillato contro un mazzo che è sulla stessa fascia. Ovvio, se becchi un mazzo di una fascia superiore o una fascia inferiore, lì la differenza si sente. Ma è dovuta principalmente da questo fattore, non da altro. Nel senso, lì non dice che agli eventi puoi definire che un gioco non è pay to win, perché lì è tutta gente che ha speso soldi, tutta gente che ha speso tempo per testare, e lì quello che cambia è la skill o la capacità di alzare le carte che ti servono dal mazzo. Tipo mischi, vedi la carta giusta, pam, la becchi subito in mano. Ma a parte casi eccezionali tipo queste, oppure qualche top deckata di Evelyn, diciamo che normalmente è la skill. Poi ovvio, tu fai un abort incredibile, l'avversario pesca Evelyn, te la tira, ribalta il campo e dici vabbè, oh, sono stato bravo quanto mi pareva, te sei stato anche fortunato. Elemento che comunque compare all'interno del gioco, perché ok la skill, ok i soldi che comunque cambiano solo la fascia di mazzi contro cui ti vai a scontrare, e c'è anche un elemento di fortuna, perché comunque c'è anche la probabilità di pescare carte buone come meno. Poi se sei skillato puoi ripartire con due Kurikara di incarnata, sì, come sì. È successo qualche giorno fa, nel senso, sì, sì. E io ringrazio quell'uomo perché mi ha fatto guadagnare 110 euro. Ma vabbè, questo... gran player lui, gran player. Cioè, è da dire. È questo. Ho fatto la battuta tanto per, sì. Però lui è una delle dimostrazioni del giocatore che è veramente skillato. Ma poi lo vedi anche, quando arrivi a quei livelli tu puoi spendere tutti i soldi che ti pare, ma se non sei bravo non ci arrivi. Che poi in merito al fattore fortuna, cioè anche quello fa il suo, il senso alla fine. Sì, secondo me le cose sono tre, comunque sia, cioè i soldi, perché comunque sia in come hanno una parte di valenza alla fine di tutto quanto, la skill, anche l'esperienza, sì. Perché skill penso che è proprio l'abilità di riuscire a fare le combo, l'abilità di riuscire a immaginarti le varie strategie di qui di là. L'esperienza è l'abilità di saper leggere l'avversario, nella mia accezione, nel senso tante cose li riesci a capire nel tempo, che ne so, proprio la cosa più stupida, non è che ci vuole l'esperienza, però nel senso vedi che lui ti setta una carta sotto la magia continua, nella stessa linea della magia continua tua, se c'è un minimo di esperienza sai che molto probabilmente potrebbe sarà essere un impermanent. No, sì, è l'impermanent. Così, perché se no, ormai perché un ce l'ho qua. Piazza esatto, cioè nel senso queste piccolezze qui, o comunque sia saper legge il fatto che ne so, che guardare le carte che si tiene in mano, se è una che c'ha da tanto tempo e non la gioca piuttosto che se c'è un ricircolo continuo, cioè questa qui è l'esperienza. E poi c'è un ultimo fattore, che è quello che comunque sia la fortuna. Il mix di tutte queste cose qui all'interno della singola partita, secondo me, vanno a fare la bravura del player, che tra l'altro
c'è anche l'abilità nel deck building, che pure quella è un'altra cosa che c'entra, però la butto dentro tra skill e esperienza, comunque sia, come un miscuglio delle due. No, ma che poi anche... Quando c'hai tutto un insieme di tutte queste quattro, arrivi alla vittoria. Poi, chiaro, una riesce a sopperire l'altra, ma relativamente, se io poi ho poca skill, ma un sacco di soldi, comunque sia, riesco magari a arrivare un po' più in alto rispetto a uno che ha più skill di me, ma meno soldi, magari. Sì. Ma non troppo, diciamo, cioè, che tutto all'interno dei limiti di tutte queste cose insieme. A me è capitato di fare qualche local tipo Porto Recanati, adesso per dire così, che comunque avendoci il mazzo più scarso, diciamo in quel torneo mi ero beccato Tier Lamens, io ho vinto, giocavo Infinitrack. Questo cosa vuol dire? Che nel pratico sono un pochino più skillato del tipo che giocava. Ma questi, cioè, qui è la skill, perché comunque il prezzo del mazzo non ha cambiato niente. No, diciamo che sì, anche quando vai a fare un torneo, comunque molto spesso si vede che anche a parità di skill del giocatore, il lancio del dado e la vittoria del dado può permetterti di andare primo e di avere un vantaggio enorme nei confronti dell'avversario. La voglia. Ma poi adesso la Konami, infatti, cioè adesso, relativamente negli ultimi anni, ha voluto togliere infatti la pescata della sesta carta, se no veramente c'erano tornei che l'ultimo periodo si giocavano letteralmente col dado, cioè se vincevi il dado avevi vinto il match fisso, perché dato c'hai cioè, 6 carte, l'altro ce n'era 5, scombavi infinitamente, per 2 volte potenzialmente partivi primo. No, ma più che altro, cioè, attualmente anche hai ridotto le carte in mano del primo a 5, ci sono mazzi che partono di monocarta, cioè assolutamente, c'era... ma anche... Com'è che si chiama? Quello che facevi Zodiac partiva con mono carta continua, spaccavi, mi sembra, evocavi mostro, facevi Link sopra. Sì, e poi davi la mano. Vabbè, e qui dopo no. Abbiamo sempre più esagerato. Mi sembra dopo quel mazzo è stato ridotto il numero di carte in mano, una roba del genere. Non lo so, non mi ricordo assolutamente. Sai, troppi anni. Un'altra cosa che poi si potrebbe discutere, che comunque sia, nel pay per win si suppone che uno degli elementi fondamentali è proprio il denaro, nel senso, se io guardo il valore effettivo di due mazzi, questo corrisponde alla forza di due mazzi, nel senso, se io ho un mazzo da 600 euro e uno da 50 euro, chiaramente quello da 600 euro deve essere più forte, però tanti mazzi non è così attualmente, perché che ne so, te guardi, a me viene in mente così adesso, come volevo fare l'altra volta, l'Arpi, Telarpia è un mazzo che è meno di un for fun, cioè proprio fa schifo, solo belli, ma se trovo in montà costa l'ira di Dio, perché è carte difficili da trovare, non si sa perché, c'è ancora poche ristampe un sacco, e costa da morire. Però se io con un'Arpia vado contro un Flow Wander con un'Arpia da 300 euro contro un Flow Wander da 60 euro che non c'ha manco le rapide, cioè mi distrugge. Ma poi più che i mazzi che costano tanto e non performano, io andrei a parlare di quelli che sono i mazzi che performano nonostante il loro prezzo basso, perché da quest'anno Traptrix. No, a parte Traptrix, ma dall'uscita di Double abbiamo visto un mazzo esplodere, non nel meta, però che molta gente ha iniziato a giocare, ovvero Ninja. Non ricordo il nome del giocatore. Adesso esplodere Cotton. Esplodere no, però da essere un mazzo che nessuno ha mai giocato, adesso lo puoi trovare in giro, perché comunque è un mazzo che performa bene nei confronti di Kashtira. Assolutamente, ma infatti è esattamente quello che stavo dicendo prima, nel senso che poi lì l'abilità del singolo giocatore fa tantissimo. Cotton c'ha un'abilità di deck building che è paurosa, secondo me penso il migliore in assoluto, cioè manco Joshua Smith o altri forti stanno a livello suo, e lui è riuscito letteralmente a presentarsi a un ICS con un mazzo che non conosceva nessuno, perché è lui che l'ha sdoganato essenzialmente, cioè ha dimostrato che in un evento grosso può comunque sia giocarsela bene con un Kashtira, e si è presentato con un Ninja che è un mazzo che al momento, cioè considera che adesso i pezzi sono schizzati relativamente con tra 10.000 virgolette, perché a quanto sta adesso? 40 euro se te lo fai? Sì, prima cioè, costava 8. Capito, lui si è presentato un ICS con un mazzo da 8 euro, cioè raga, che ha fatto dei risultati assurdi. No, ma... E questa qui è la dimostrazione che comunque sia... Se uno c'ha le skill, se uno gioca con la testa, nel senso, questo qui non vuol dire assolutamente che ogni mazzo debole può toppare e fare l'ira di Dio. Vuol come dice Anto Show. Le skill, come dice. Disse a caso, fratello Anto Show è tornato, è un bro. Che comunque sia, non vuol dire che qualunque mazzo di merda può toppare, però vuol dire che se tu c'hai le skill, c'è l'esperienza, c'è la bravura necessaria, riesci a vedere nelle meccaniche di un mazzo che magari è considerato di merda, non gioca nessuno perché è scarso, proprio quel magari quella counter a uno dei mazzi predominanti. Se tu hai un torneo che gioca principalmente contro un mazzo in un meta che, dove c'è un T1 preponderante, te la puoi giocare bene, come un pazzo che la stagione scorsa aveva toppato con un macro
un monarca, che è una cosa che non si sentiva dal 2014, niente di che, ha fatto un top 32, però è sempre un top 32 in un meta monotier. Lui si presenta con un macro monarca ignorantissimo e fa qualcosa. No, ma quella è skills, bravura e saper leggere tra le righe, comunque sia. Cioè, ma a parte questo, però, tipo nel senso, il meta scorso era il meta dei tier. Exo Sister, ok che è salito perché è uscita Marta che l'ha reso più giocabile, però se leggevi un attimo gli effetti ti rendevi conto che comunque gioca il meta gioca da cimitero, quindi è un mazzo buono da poter giocare. Stessa cosa Matmec era un mazzo che non costava niente, poi è stato annunciato il supporto nuovo e ci è voluto un po' prima che i prezzi salissero, però sai, nel momento in cui uno c'ha abilità capisce le potenzialità di un mazzo. Altro esempio stupido, Madolce appena... il mazzo quello coi Floodgate che abbiamo visto prima, Labyrinth, c'era anche con l'uscita di Double le bambine lì stavano a 10 euro. Sì, però qui stiamo ancora parlando dei mazzi che comunque sia adesso sono meta per lo più, cioè detto, non sono T1, però comunque sia fanno parte di quei mazzi che comunque sia ti aspetti da vedere un ICS. Un Madolce, prima che lo iniziassero, prima che un pazzo scoprisse tra virgolette, nel senso decise di portarlo a un ICS perché ha visto che c'aveva un matchup della Madonna contro Tirlament, non si giocava nessuno, e appena questo qui l'ha portato e ha toppato, pure lì è gli esplosi tutti quanti i pezzi. Ma non è che è perché Madolce è il mazzo della vita o perché è troppo forte, è perché un giocatore ci ha avuto il coraggio, le palle di testarlo contro quel meta e essere reso conto che in realtà è forte. Perché spesso tanti giocatori, comunque sia, guardano i mazzi che fanno top e scelgono tra quelli, cioè nel senso, sì, neanche ci pensano a così. Anche l'esperienza proprio nel giocare uno specifico mazzo gioca un sacco di fattore. Cioè guarda ad esempio Daylan Plotkin, non mi ricordo, che è quello che gioca Tri-Brigade. Lui ha sempre giocato Tri-Brigade, sempre, e è quello che nel meta scorso ci ha fatto top 16 con Lidlus. Ma lui perché? Perché è anni che gioca sempre quel mazzo, ormai è un esperto della Madonna, non mispleia manco se gli punti una pistola alla testa. Perché? Perché ormai lo conosce a menadito e sa che in un determinato momento storico quel mazzo c'ha una possibilità contro il resto del meta, e lì un'altra volta costa meno perché non costava un cazzo, però toppi perché skills, esperienza, sì, tutto lì. Tipo esempio stupido, tutti esempi stupidi sto facendo oggi, e c'era Vanity Emptiness che quando diventò forte era un pezzo che era uscita, il fatto è che non se la inculava nessuno, poi a un certo punto Dragon Ruler, incredibile, ma tiriamo un Evelly, sì, mamma mia, ce l'ho con Evelly oggi, tiriamo una Vanity ed è diventata la rara più costosa di sempre, tipo 30 euro aveva toccato. Un attimo, ho visto il Vietnam quanto mi ha ricordato la Vanity Emptiness, sì. Che incubo. Comunque, quando te la giravano in partita. Per valutare adesso effettivamente se il ragionamento che abbiamo fatto ha senso in merito alla questione di skill, secondo me basta anche solo andare a vedere le top degli ultimi CS che ci sono stati, perché adesso qualche giorno fa c'è stato l'ICS a Londra e a Las Vegas. Adesso di Londra non siamo riusciti a trovare troppi dati, però diciamo che ha vinto uno Sprite Melfi e... Nel senso, ragazzi, eroe. La versione Live Twin è la versione più giocata, lui vince con Melfi, ma vabbè. Mentre la roba più interessante, secondo me, la possiamo vedere all'ICS di Los Angeles, dove ha vinto Kashtira. Vabbè, quello lo tenevo abbastanza scontato, perché comunque è uno dei mazzi più forti del formato e probabilmente è partito... No. Però diciamo che le sue lock potrebbe averle fatte. Anche se scontato, tanti dicevano che sarebbe stato T0 assoluto, no, come Tirlament, invece non è successo. Ma il fatto è che tutti dicevano, no, 100-100 ogni partita lock totale. Il fatto è che le persone non l'hanno giocato così, ma l'hanno giocato nel pratico con Rysart che fa da macro e banna, e poi ovviamente sì, blocchi un po' di zone, però non è diciamo quella la combo principale, soprattutto perché è un mazzo, sì, poi che soffre ante entrap o staple che Worldbreaker. Sì, che attualmente si giocano molto, nel senso tiri un kaiju, tiri un golem di lava, palla di ra, cioè le carte sono infinite, quindi sì, ti becchi una di ste robe in fronte e piangi nel pratico, perché anche un Book of Eclipse setti tutto e bravo, soprattutto perché anche Rysart non è un link un Xyz, quindi lo puoi settare e il campo lo ribalta. Ma a parte questo, gli altri mazzi interessanti che possiamo trovare in top 64 ovviamente sono un Branded Despia, che è lui quello che giocava le due cartesia, ma non giocava i Bestial. Sì,
particolarissimo. Diciamo che probabilmente dopo Cartese aveva finito il budget, però diciamo che questo l'ha premiato, perché comunque è riuscito ad arrivare a un evento probabilmente molto grosso, perché stiamo parlando di Los Angeles, senza diciamo il reparto costoso del mazzo. Ovviamente qui non potete dire che è un gioco pay to win, perché ha tolto proprio il pay e gli è rimasta solo la win. Ma aspetta, per me è ancora più interessante l'altro mazzo che sta in top 64, che ti fai con 5 euro. Adesso non credo che Kaiju sia proprio Kaiju puro. Non è proprio Kaiju puro, però comunque sia il predominante il Kaiju. Aspetta, il fatto è che, visto che siamo in un meta dove i Kaiju sono forti, i Kaiju sono saliti di prezzo. Sì. Però comunque sia, chi è quel pazzo che si presenta a VCS con un Kaiju? La stessa persona che ha giocato Macro Monarca. Esatto. Oppure ce ne sono tanti di interessanti che non costano poi esageratamente. Vedo ad esempio il Plunder Patrol, che pure quello è inaspettato. Sì, più che altro perché era reimpiantato tutto da Ghost from the Past e costava 2 euro, cosa che non è più. Quindi ragazzi, ringraziate questo bel ragazzo. Ovviamente però questo, come anche Naturia, come anche tanti altri mazzi, sono forti perché gli è stato dato un enorme supporto da parte di Runic. Che poi, ragazzi, notizia degli ultimi giorni, reprintano Runic. Hanno annunciato che quel set, cioè Tactical Master, verrà inserito all'interno dei Teen, come anche il set che conteneva i Brave Token. Quindi, considerando che ci sono mazzi all'interno di questa top che giocano i Brave Token, potrebbe essere anche settembre il momento giusto per recuperarli. Se li recuperate adesso, solo se dovete andare a fare un evento. Interessantissimo è anche Punk, che ha fatto top ed è andato anche in feature match, e lui gioca Gold Pride Punk, molto carino, interessante come cosa. Anche quello lì, rispetto a tanti altri mazzi, è molto più budget. Diciamo molto che ci troviamo in un meta abbastanza vario attualmente, nel senso, sì, ci sono ibridazioni col meta, però comunque c'è un sacco di reparti che si sono aggiunti per fare ognuno la sua variabile. La sua variante. Assolutamente. Anche perché poi ci abbiamo Marinsas pure sta niente attualmente. Beh, la magia sta a 10-15 euro. Però, nel senso, è tutta roba budget. Capito. Che stai sotto i 200. Esatto. Cioè, rispetto al meta costa meno. Niente relativo al meta. Però pensa anche a Tenki, a Swarsoul. Cioè, Swarsoul con le ristampe, guarda, continua a toppare, è uno di quei mazzi che c'è una resilienza che fa paura, in com'è sta sempre lì, e cioè nel senso, mai proprio nei top del tier, però comunque se la fa sempre con la toppettina e rimane, e adesso quello costa pochissimo. Sì, ma poi dipende tutto, nel senso, molti dei mazzi che ci sono in top 64, c'è stato un periodo in cui il loro prezzo era veramente basso, tipo Ricca su Avalon, era stato reprintato da Maze of Memories, lì era subito da recuperare. Ovviamente se sapevi di volertelo montare, i semi, la carta normale, te li dovevi recuperare subito, cosa che la gente non ha fatto, quella non è stata reprintata, e adesso una ultra normale sta a 8 euro, ma lì è perché molta gente si sveglia tardi, quando in realtà qua c'era molta roba budget che si è rivalutata. Ragazzi, Drytron certo. L'ultima volta che costava era 6 anni fa. Oh, e poi ce n'è più di uno di Drytron. Sì, allora, a mio parere, a me il mazzo fa schifo, ma non me l'aspettavo. Me l'hanno fatto rivalutare gli amici che mi hanno detto: guarda che il mazzo è forte. E nel pratico sì, perché comunque adesso ha di nuovo anche Ben 10 a 3. Poi altre cose interessanti, cioè abbiamo Sky Striker. Sì, top 64. Sky Striker a quanto sta adesso? Sky, una stretta di mano? No, guarda, allora, perché c'è il supporto nuovo che costa, poi qualcosina sta 2-3 euro, ma stiamo sui 50 euro. Cioè, ragazzi, un mazzo da 50 euro, ovviamente parlo di solo la roba Sky Striker, senza il resto. Però è un mazzo che con 150 euro, con tutto, te lo fai. Stessa cosa, Traptrix. Mi fa strano che ce ne sia uno solo. Non si sono impegnati abbastanza, vuol dire. Perché comunque è un mazzo stra-budget, si può permettere tanti floodgate, cioè floodgate nel senso tanti buchi, e che ovviamente li può intercambiare a differenza della situazione. Perché comunque, cioè, c'è il buco che setta, il buco che spacca 2, il buco che banna, cioè non c'hai i soliti 3, ce ne sono tanti e tanti ne stanno uscendo. Ne hanno annunciato anche uno ultimamente, che è buco trappola, che invece di mandare al cimitero banna. Ce li siamo visti più o meno i mazzetti che hanno fatto top, però io penso che già questo qui basta, perché considerate che tutti i mazzi che abbiamo nominato adesso sono tutti top 64 ma allo stesso evento, quindi non è che stiamo parlando di 30 ICS diversi che prendiamo il casetto separato, che ne so, guarda, nel 2020 c'è stato un mazzo da 50 euro che era in top 64, un altro nel 2022. No, tutti questi che abbiamo nominato
nominato sono solo nell'ultimo IGS. Quindi in questo meta specifico io non mi sento di dire che Yu-Gi-Oh! È esclusivamente un pay per win. E poi non vorrei dire, ma qua c'è una persona che non ha accettato la banned nel tavolo 16 con un tier laments. Lui non ci ha creduto che gli hanno messo tutta uno e l'ha portato. È stato bravo. Eroe. Comunque vorrei dire una cosa. Vabbè, a parte quello che ha detto Michele, che comunque è assolutamente giusto, perché qua non si parla di mazzi, non si parla di mazzi costosi, ma mazzi molto cioè la maggior parte qua è roba abbastanza budget, a parte vabbè Kashtira e poco altro, Runic, ma nel senso siamo sotto i 200 euro. Poi ovviamente ci saranno staple come costose come Trust e tutte ste menate qua, ma qua stiamo parlando di mazzi che nel pratico stanno un tantino sotto, quindi nel senso paghi di meno il mazzo, c'è la staple forte che aumenta il prezzo del mazzo e un po' compensa. Ovviamente non puoi andare col mazzo da 50 euro e sperare di fare il result di quello che ne costa 300, che sta su un'altra fascia di giocatori. No, guarda sempre Flow Under. Flow Under è un mazzo che sta su una fascia del prezzo che è 150 euro, visto che non c'è neanche l'extra, comprese le staple e tutto, tra un po', e è sulla stessa, è a toppata, è arrivato secondo o quarto, no, scusa, era in top 4, adesso non so quanto, lì a Londra dici top 4, sì, no, sempre qui penso era proprio che Los Angeles, ha fatto top 4 e era sopra, nonostante nella fascia di prezzo dei mazzi più scarsi, perché 150 euro compreso di side extra e tutto quanto, 200 euro famo compreso di tutto quanto, è assolutamente il più, penso, il più economico. Sì, però e ha fatto top 4, ha lasciato a casa chissà quanti cash tirà. Ok, però quel tipo giocava le Trust. Sì, però pensi che è così necessaria la Trust? Diciamo che potrebbe avergli dato una mano. Sì, assolutamente, però nel senso io lì penso che la differenza sta tutta nella skills del giocatore. No, assolutamente. Mazzo comunque è se forte. Se approcciare il torneo. E l'unica cosa che gli manca è statua, non gli manca... Più che altro vorrei fare... presentato un mazzo decapitato. Più che altro vorrei fare un plauso a un tipo a Londra che... è andato in feature match e ha vinto. Yeah. Gate Guardian. Eccolo, anche lui eroe. Che il Gate Guardian. E poi era contro uno Sprite. Forte. Sprite Live Twin. Contro lo Sprite, sì. Mamma mia, eroe, Gate Guardian. Però vedi, pure lì c'è un altro piccolo discorso, una parentesi, pure che spesso la gente si presenta con questi mazzi assolutamente improbabili, poi riesce magari pure a far top perché gioca sul fattore sorpresa e sul fatto che gli altri non conoscono il ruling, non conoscono quello che fa il mazzo tuo, quindi è più difficile giocarci contro. Tipo in questo caso Gate Guardian stava 5-0 se non sbaglio, e vuol dire che io posso andare con un mazzo da 8 euro e fare 5-0? 6 euro, non è 8, 6. 6 euro, scusa. 6 euro. E non è un numero a caso, l'ho appena comprato da Caffè, così tanto per... Infatti noi siamo già avanti, l'abbiamo comprato quando ci credevamo veramente. E... non vuol dire questo, lì lui ha giocato tutto sul fattore sorpresa e gli ha portato fortuna. Se adesso tutti quanti iniziassero a portare Gate Guardian si renderebbe conto che è un mazzo di merda essenzialmente, perché la gente impara a giocarci contro e poi perdi pure quella cosa lì. Ma tutti questi ragionamenti, tutta questa cosa qui rientra sempre sull'esperienza, sulla skill, perché comunque sia è sempre un... parte da te il decidere di portare un mazzo del genere a un torneo sapendo che la gente non ci sa giocare contro. Giriamo sempre intorno alle stesse cose. Cioè, io penso che il vero pro player è quella persona che anche se si becca un mazzo del genere sa come giocarci contro o lo impara giocandoci abbastanza velocemente. Nel senso, ovviamente non te metti a fare mosse a caso. Nel senso, non lo conosci. Prima di attivare effetti o fare qualcosa, ovviamente leggi cosa fa, le condizioni, perché ovviamente se l'effetto sorpresa valeva sempre, certo, sarebbe andato ancora avanti. A un certo punto ha beccato quel pro player che ha detto no, non, più avanti di così non ci vai. O semplicemente ha beccato. Però non è così semplice, perché se non sai che cazzo fanno le case, cioè, ad esempio lui lancia un sercino, se te non conosci il mazzo non sai cosa ti può venire fuori, se sta per prendere un Omni Negate o un Extender, okay, non so che cosa giochi. Quello sì. È difficile. Però nel senso, dopo la prima dovresti aver capito cosa ti trovi contro. Cioè l'effetto sorpresa per, certo, secondo me ci sta, ma la prima partita. Dopo di quella non va. Allora, detto questo, ragazzi, abbiamo finito. Però prima di concludere vi voglio spoilerare una cosa. Prossimamente uscirà un episodio insieme a un pro player. Adesso sceglierò chi contattare e chi accetterà una cosa del genere, perché non verranno pagati, quindi non so quanto sono disposti a venire. Il ragazzo del Proteus che conosco, se vuole venire e dovrà venire, lo vedrete in questo prossimo episodio. Minaccio in chat e dovrà
assolutamente venire. Detto questo, ragazzi, ringrazio Michele per essere stato qua insieme a noi. Vi ricordo come sempre di lasciare un like come supporto a questa serie, perché se no la stacco come l'ultima volta. Non è vero, è stata la pausa natalizia. Un po' lunga sta pausa natalizia. No, no, abbiamo avuto da fare tutti e due. Però adesso una volta a settimana o una volta ogni due questa serie dovrebbe uscire. E niente, detto questo, ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!